Allora, non vogliamo essere protagonisti, però ci piace, diciamo, che ci sia questa galvanizzazione, questa partecipazione, e infatti abbiamo avuto l'onore di ospitare anche quest'anno istituti superiori di Ravanusa, di San Cataldo, l'Istituto d'Arte, e ovviamente il Liceo Classico Scientifico di Canicattì e l'Istituto Tecnico Commerciale, che e ci vengono sempre incontro in queste iniziative. Per noi... i ragazzi è un gioco, però ecco, è anche un modo per esprimere la propria arte e la propria creatività. Esatto, è un gioco, però è un gioco che li forma e li mette a contatto con, appunto, con un valore, diciamo, che è quello fondamentale, appunto, della legalità, e che è svolto in una formula, diciamo, un po' vivace, esuberante, magari un po' confusionaria, però che ha sempre un bellissimo impatto nella loro formazione, soprattutto nei contesti di una settimana come questa, che nasce appunto all'insegna di iniziative che devono coinvolgere, devono sensibilizzare, devono formare. Sto realizzando un disegno che comprende diversi soggetti, sempre riguardo la legalità, dove c'è all'interno di esso sia la parte politica, la parte appunto della religione. È la prima volta che partecipi a questa iniziativa? No, è la terza volta che faccio Madonnari. Da quale scuola vieni tu? Dall'Istituto Giudici 7 del Livatino di Ravanusa. Allora, noi stiamo progettando un disegno dei giudici Borsellino e Falcone, mentre praticamente dicono grazie di averci dimenticato, perché nella società odierna comunque non pensiamo più a Borsellino e Falcone come delle figure normali, importanti, che hanno fatto qualcosa per noi. Vengono ricordati solamente come due giudici, ecco. Vengono ricordati solamente quando c'è la festa, esatto, che li ricorda, ma per il resto dell'anno nessuno sono dimenticati. Come in tutte le manifestazioni che si sono svolte fino adesso, anche quest'anno noi partecipiamo con una nutritissima rappresentanza. Abbiamo circa 6-7 gruppi di ragazzi dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Canicattì, di cui fa parte anche l'Istituto Agrario, che porta il nome casualmente anche del giudice Saetta e Livatino di cui oggi si celebra la giornata per la legalità. Anche i nostri ragazzi, come ogni anno, hanno voluto partecipare a questa meravigliosa manifestazione. Sì, praticamente noi lo organizziamo alla fine di maggio. Il nostro istituto è l'Istituto di Istruzione Superiore Giudice Setta Livatino. Il nostro preside Michele Di Pasquale ci tiene tanto che noi partecipiamo a queste manifestazioni. Oggi abbiamo portato una rappresentanza dei nostri alunni. Circa 10 ragazzi. Vorrei dire un'altra cosa. La nostra manifestazione fatta a Ravanusa nel mese di maggio, quest'anno dovrebbe essere già la sesta edizione. Devo dire che grande e sentita la partecipazione da parte degli alunni, anche delle zone limitrofe. Noi raggiungiamo circa 150 partecipazioni, e tra l'altro tanti sono gli sponsor che hanno accolto praticamente questa iniziativa, dando il loro contributo sia in soldi che anche in servizi.